Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Casa Vanessa. Questa sera grandi ospiti con noi, tra pochissimo ci sarà in video e in audio Lorenzo Speed. Salutiamo tutti gli amici in video che in questo momento ci stanno guardando attraverso i social Facebook, Twitch e anche YouTube. E gli amici in audio che ci ascoltano grazie al sito www.radiowifiofficial.it tramite le app anche Metaverse Radio e anche tramite la skin di Alexa, ma anche tramite Radio.it e Replay Radio. Vi ricordiamo sempre che potete interagire con noi grazie al nostro numero WhatsApp, Instagram, WhatsApp, Telegram o SMS al numero 351-88-96-999, ritirando anche il vostro brano preferito. Tra pochissimo Lorenzo Speed ci parlerà, quindi rimanete sintonizzati sempre qui su Radio Wi-Fi Official e International Blog. Tra pochissimo noi partiamo subito con i Maneskin con Mamma Mia, a dopo. Ricordiamo subito che in audio vi ho sentito il pezzo del Maneskin Mamma Mia, mentre in audio, per via del copyright di vari motivi che Facebook ci blocca, non è possibile sentire il pezzo. Ma io adesso non sono sola, perché direi che è arrivato il momento di presentare lui, ovvero l'ospite di questa sera di Casa Vanessa. Ciao Lorenzo! Ciao Vanessa! Buona serata a tutti! Ciao Lorenzo, come stai? Tutto bene, grazie. E voi? Tutto bene, a parte il tempo brutto che abbiamo, però tutto bene. Allora, io direi subito di partire con la domanda base, ovvero chi è Lorenzo Speed? Beh, bisognerebbe chiedere alle persone che mi conoscono, comunque sono un DJ e
un artista musicale, ho sempre amato la musica e è così, insomma. Quindi un artista musicale, possiamo dire. Esatto, sì. Un DJ, com'è nata la passione, diciamo, per la musica e per fare il DJ? La passione mi è stata trasmessa dalla mia famiglia, principalmente dai miei genitori, perché mia mamma, finché mi aspettava prima di partorirmi, insomma, mi faceva sempre ascoltare tanta musica quando ero nel pancione, e quindi già da prima ancora di venire al mondo ho sempre ascoltato tanta musica. Qual è il tuo, diciamo, l'artista che ti piace di più o comunque la musica che ascolti di più? Beh, la musica mi piace tutta. Se parliamo, non so, di gruppi, Coldplay sicuramente sono il mio gruppo preferito. Poi ci sono tanti artisti di qualità, insomma. Ma tu comunque hai lavorato con artisti molto importanti, puoi citarne alcuni? Beh, sì, ho collaborato a tantissimi eventi, ho collaborato tanti anni con la Metempsicosi, quindi Mario Puri, Killer Waja, Chitty Conti, Franchino, Zicchi il Giullare e via dicendo. Poi ho collaborato ad eventi internazionali come con DJ quali Armin van Buuren, Carl Cox, Gigi D'Agostino, Mauro Picotto, Paul Van Dyk, Giuseppe Ottaviani e tantissimi altri. Ah, Sarebbe un bello. po' ingeneroso, scusa, scusa. Vai, vai, vai. No, dico, sarebbe ingeneroso, adesso ho detto solo alcuni, però ce ne sono tantissimi, è difficile citarli tutti, cioè migliaia di eventi, decine di anni, insomma, che sono nel settore, quindi mi Tantissimi dispiace. anni. Quindi diciamo che tu di più di tutti, diciamo, hai subito il periodo del lockdown. E Beh, ancora sì. continuiamo a viverlo comunque perché con le Esatto. discoteche chiuse purtroppo. Esatto. Sì, come tutti, insomma, soprattutto l'anno scorso, dai, diciamo che quest'anno è già andato meglio, che almeno non ci sono stati i lockdown. L'anno scorso è stato traumatico, soprattutto i primi mesi, però non abbiamo mai smesso, insomma, di fare musica, eccetera. Esatto, di fare musica anche perché fare un evento in presenza comunque davanti a gente che vedi che ballano, che si divertono e poi ritrovarsi a casa senza poter fare niente, senza lavorare, diciamo che è stato un colpo molto molto duro per voi. Esatto, sì, sicuramente. Poi vabbè, ci siamo aiutati con le dirette, che poi sono Esatto. diventate un po'. Ogni DJ faceva dirette tutti i giorni, a me non piaceva, cioè ne facevo una alla settimana circa, perché poi altrimenti si rischia anche di stufare la gente. Bisogna. Esatto. E oltre la musica e diciamo la console, tu hai altre passioni? Beh, sì, mi piace il mondo dell'informatica, sicuramente, poi mi piace la natura, leggere, gli animali, ho due cani, quindi mi Oh, dedico che anche a loro. bello. Ma dobbiamo salutare, abbiamo dei saluti da fare. Emanuela da Brescia. Ed Alessandro. Ok, li Ciao salutiamo allora. ragazzi, ciao ragazzi. Quindi stavamo parlando appunto degli eventi purtroppo che l'anno scorso erano stati chiusi, ma invece quest'anno comunque come eventi com'è andata? Bene, bene, sicuramente meglio. Non ci sono stati lockdown, soprattutto dall'estate in poi abbiamo ripreso alla grande. Diciamo non siamo ancora ai livelli pre-Covid, però puntiamo insomma anche con le riaperture di tornare a fare quello che ci piace di più, anche per dare modo alla gente di divertirsi, perché dopo quasi 2 anni chiusi in casa. La gente ha voglia di divertirsi, di ballare, di stare in compagnia. C'è bisogno, insomma, di tutte queste cose. Esatto, c'è bisogno di musica, c'è bisogno di stare in compagnia, c'è bisogno di divertirci perché comunque tutti abbiamo bisogno di un po' di divertimento, un po' di svago e un po' di stare liberi. 21:10, noi siamo sempre in diretta qui su International Blog e Radio Wi-Fi Official. Io direi di mandare un altro brano sempre su www.radiowifiofficial.it e di vederci e di sentirci tra un pochino. Ok.
rientriamo in audio, abbiamo sentito Francesca Michelin. Noi siamo sempre in diretta su Facebook, Twitch e YouTube. Ringraziamo Giulia alla regia e continuiamo, non siamo soli perché con noi c'è Lorenzo Speed. Ci potete scrivere al numero WhatsApp 351-8896-999 ed è arrivato anche un messaggio per te, caro Lorenzo. Ci scrivono: Lorenzo, il DJ più amato. Abbiamo Lorenzo? Lorenzo, il DJ più amato. Sì, da chi? Va Non lo so, da chi è bene. arrivato il messaggio? Il messaggio è arrivato da Fabione. Ciao Lorenzo, Fabio. buonasera. Ah, grande. Ciao Fabio, salutiamo i miei amici della provincia di Treviso in questo caso. Poi prima ho visto che è apparso un messaggio di Patrizia, anche lei della provincia di Treviso, che mi segue Sì, sempre vedo agli che eventi. sei molto molto amato come DJ. Ma io volevo chiederti, io da ignorante in materia comunque, che molti, so che molti DJ lavorano con i vinili e molti in digitale, possiamo dire. Qual è la differenza? Beh, diciamo i vinili, cioè, il suono è analogico, invece chi usa le chiavette USB o i CD è in digitale, però diciamo che tutti sono DJ, sono quelli della vecchia guardia, vecchio stile che hanno iniziato con i vinili, ma adesso il tempo scorre e quindi i più giovani avranno iniziato direttamente con i CD oppure con le chiavette. Infatti. Importante che, scusami, Vai, vai. no, dicevo, l'importante è che uno abbia la passione per la musica, poi come sappiamo in tutte le cose la tecnologia aiuta e quindi si va sempre in avanti. Assolutamente sì. Invece tu cosa preferisci, vinili oppure digitale? Beh, diciamo che tanti dicono che il vinile ha un suono più caldo, più... Non so come definirlo, però io ho iniziato con i CD e quindi sono legato ai CD, ho una valanga di CD e li colleziono tuttora. Vinili ne ho, quelli dei miei genitori, ne ho anche uno qua, l'ho rispolverato per l'occasione che è del mio DJ preferito, che me lo ha autografato.